Due cose due che vorresti assolutamente sapere in questo periodo storico in termini di Bitcoin e criptovalute in generale. Quindi se ti occupi, se hai investito, se detieni in qualche modo criptovalute di qualsiasi genere in Italia, all'estero, per il tramite di intermediari o senza interposta persona, diciamo in prima persona, esistono due cose che in questo momento devi assolutamente considerare. Quali? Te le dico tra un secondo. Si fa sempre un gran parlare evidentemente di Bitcoin e criptovalute nella misura in cui, diciamo, il legislatore italiano è un po' vago, se per non dire del tutto assente, e pare che bisogna invece stare a sentire quello che ci dice la prassi, quello che ci dice l'Agenzia delle Entrate, che è un'anomalia tutta italiana, ma alla quale del resto siamo abituati. Tuttavia, in questo clima di incertezza continuano ad arrivare evidentemente le domande dei miei clienti che vogliono sapere come devono tassare, se devono indicare in dichiarazione le loro criptovalute. Allora, cominciamo dalla prima cosa, ecco, che secondo me è importante distinguere in questo momento storico. È differente evidentemente detenere il criptovalute per il tramite di una società, investire in criptovalute per il tramite di una persona giuridica, di una SRL tipicamente in Italia o comunque di una limited estera, oppure in qualità di persona fisica. Cambia evidentemente la tassazione, perché se la detieni per il tramite di una società, e allora quella criptovaluta o Bitcoin, qualsiasi tipo di criptovaluta esso sia, è equiparata a una valuta estera. Perlomeno questa è l'interpretazione ad oggi dell'Agenzia delle Entrate. In caso di plusvalenza, evidentemente va tassata e confluisce nel reddito di impresa, quindi viene tassata al pari di tutti quanti gli altri ricavi. La cosa che devi monitorare e devi sapere in questo momento storico è che l'interpretazione italiana di Bitcoin, quindi al pari dell'Agenzia delle Entrate, lo ricordiamo, non del legislatore, del Bitcoin, al pari di valuta estera, discosta da quella che invece è l'interpretazione al di là del confine italiano, che invece è molto più, come dire, vicina a quella di attività immateriale piuttosto che addirittura di rimanenza in determinati casi. Questo che cosa vuol dire? Che cambiando la qualificazione della criptovaluta, cambia la contabilizzazione in bilancio e cambia automaticamente anche la modalità di tassazione, diciamo la base imponibile più che altro. Quindi, se anche l'Italia dovesse adeguarsi in quella che obiettivamente sembra più consona, più congrua con l'interpretazione di criptovaluta, perché quella italiana in questo momento è assolutamente fuori da ogni realtà per quanto mi riguarda, potrebbero esserci effetti anche sulla tassazione. Quindi, perché evidentemente a seconda del tipo di qualificazione che gli dai, lo scrivi in bilancio in una determinata maniera, mi cambiano gli effetti fiscali. Ok? Quindi facciamo attenzione perché potrebbero esserci, sono auspicabili evidentemente i chiarimenti dell'agenzia in questo senso, ma potrebbero esserci delle evoluzioni nei mesi a venire. Quindi questa è la prima cosa che volevo dirti in questo video. La seconda invece riguarda le persone fisiche. Noi sappiamo che le persone fisiche devono dichiarare le plusvalenze da criptovaluta, cioè la criptovaluta diventa reddito per la persona fisica che la detiene soltanto a determinate condizioni, e cioè diventa un reddito diverso di natura finanziaria solo nella misura in cui se ne abbia la disponibilità su un conto corrente, ovunque sia il conto corrente, evidentemente se siano 1 o 100 wallet non cambia niente, se sia la disponibilità, diciamo, delle vecchie 100 milioni di lire, delle 100 milioni di vecchie lire, che sono circa 51.645 euro. Quindi se io ho più di 51.645 euro su un conto corrente per almeno 7 giorni continuativi all'interno dello stesso periodo d'imposta, se realizzo una plusvalenza, quindi se c'è una cessione a termine su questa cifra, e allora lo devo inserire in dichiarazione e ci devo pagare il 26%. Il consiglio che mi sento di dare a chi si trova in una condizione del genere, persona fisica, quindi non persona giuridica che ne abbiamo parlato prima, è quello di compilare il modello redditi dell'RW e non il 730, perché in questo momento ci sono delle problematiche interpretative. Insomma, è sempre il mio consiglio, quello di sempre di ricorrere di dichiarare queste somme, evidentemente, anche se soprattutto se sono detenuti all'estero, perché l'RW serve ai fini del monitoraggio per dichiarare se queste criptovalute sono detenute all'estero, e nel 99% dei casi i wallet utilizzati, perlomeno quelli che ho visto io, non sono praticamente quasi mai
in Italia. Quindi il punto è, se c'è un reddito da dichiarare perché si sono verificate le condizioni che ti ho detto 2 secondi fa, io preferirei compilare oggi il modello dei redditi insieme evidentemente all'RW per dichiarare tutte le mie attività finanziarie all'estero, comprese le criptovalute, ed evitare il 7,30. È più agevole, più semplice, non sorgono incomprensioni da qui ai prossimi mesi da parte degli organi accertativi. Ok? Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, sono Luca Taglieratela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flex Strategy. La Flex Strategy è una strategia di pianificazione fiscale che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché è alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là del confine italiano per trovare tutta una serie di strumenti che possono non solo portare la tassazione del tuo business, ma anche del tuo gruppo fino addirittura allo 0%, ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel link in descrizione qui sotto. Ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di Flex Strategy, il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in questi ultimi 15 anni di attività. Ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la Flex Strategy per te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente, in quale sequenza temporale, per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci rivediamo nel webinar gratuito. A presto!